Eccoci di nuovo su Accademia Musicale Online. Oggi cerchiamo di rispondere a una domanda e per rispondere a questa domanda non ci sarà bisogno che io suoni, sarà diciamo più che altro un suggerimento di ascolto. La domanda che ho sentito farmi spesso è: esiste un suono di chitarra perfetto, cioè un suono che vada bene sempre? La risposta è ovviamente no. Ma cerchiamo di approfondire l'argomento. Prima di approfondire, iscrivetevi al canale, iscrivetevi gratuitamente al sito, potete registrarvi con una semplice mail e giocare con i nostri quiz. Approfondiamo il suono della chitarra. Vi porterò come esempio alcuni brani, alcuni esempi di chitarra, in particolare distorta, totalmente diversi da loro. Ho isolato la chitarra di Brian May, di We Are The Champion, e se l'ascoltate da sola, non sembra così bella, ma poi quando la andiamo a mettere insieme al mixaggio è perfetta. Sentiremo la chitarra dei Rush del brano Limelight, che ha un suono molto metioso. Poi sentiremo addirittura due brani di Lenny Kravitz con lo stesso chitarrista, che hanno due suoni di chitarra totalmente diversi. Bene, non parlo oltre, semplicemente ascoltatevi i brani che ci sono in questo articolo. I brani di riferimento li trovate soprattutto sul sito. Se state guardando il canale YouTube, andate su accademiamusicaleonline.it, cercate questo articolo e trovate i link ai vari brani di cui vi sto parlando. Buon ascolto! Bene, siamo davanti a qualcosa di veramente speciale. Abbiamo le tracce separate di We Are The Champions dei Queen. Avremo l'opportunità di sentire la chitarra di Brian May isolata rispetto agli altri strumenti e ovviamente vi farò sentire anche la voce di Freddie Mercury, che è qualcosa di straordinario, forse ancora di più se sentita da sola. Ma parlando della chitarra, sentiamo questo suono di chitarra molto nasale, molto chiuso, che lì per lì può anche essere considerato niente di che, non un granché. Invece poi quando lo mettiamo insieme al resto del mixaggio funziona perfettamente. Quindi questo per dire che non esiste appunto un suono di chitarra perfetto, ovviamente parlando di suoni di chitarra buoni, ma ogni canzone, ogni arrangiamento, ogni idea di arrangiamento ha il suo suono di chitarra. Bene, andiamo a sentire il brano. Cominciamo con la voce di Freddie Mercury. Preciso che le tracce le ho riprodotte esattamente come mi sono arrivate, non ho applicato nessun plugin, non ho messo niente, quindi sono proprio le tracce originali di mixaggio del brano dei Queen. I've paid my dues time after time, I've done my sentence. Ora sentiamo invece l'ingresso della chitarra, quindi sentiamo solo la chitarra di Brian May. L'arpeggio, entra la distorsione. Vi faccio sentire anche le sovraincisioni in cui c'è anche la chitarra solista. Avete sentito che suono molto nasale, molto chiuso, che era un po' una caratteristica di Brian May. Adesso invece andiamo a sentire tutto insieme, quindi facciamo rientrare tutte le tracce, entriamo diciamo dalla strofa un pochino più avanti e sentiamo che cosa succede. I sentence, but committed no crime and bad mistakes I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I've come through. I need to go on, 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 on. We are the champions, my friend. Risentiamo la chitarra sola.
nuovo tutto insieme. Ecco, come avete sentito, se io isolo la chitarra, può sembrare un suono fra virgolette sbagliato. Invece possiamo dire che era proprio il suono di cui c'era bisogno in questa canzone.